signore, posso? Siete andati a pagare l'IMU? No. Però l'avete pagato? Sì. Com'è andata? Bene. Era contenta? Molto. È come se mi avessero tolto, fatto un salasso. Mi dispiace, ma parla con la persona sbagliata. Già, già, è andata molto bene. Sì, soddisfatto? Soddisfatto. Siamo che l'ha pagato. L'ha pagato? Da una settimana. Quest'anno ce l'abbiamo fatta. È come se avessero tagliato le vene, guarda. Non lo so, non me ne occupo io. Ma la colpa di chi è? Di Monti o di Berlusconi? Di tutti. Ma io non so di chi è la colpa. La mia certo non è sicuro. Di tutte e due. Perché se uno ha fatto il danno, l'altro non l'ha coperto. E quindi di tutte e due. Ieri però Berlusconi in televisione ha detto che se dovesse diventare premier di nuovo, l'IMU lo leve. Ci crede? Come ha fatto l'altra volta. Sì. Vabbè, non ci crede? No, però così poi la paghiamo tre volte. Dice che adesso perché è fidanzato è diventato più buono. Ma non era meglio Lici che l'IMU? Forse sì. Era ovvio che togliendo Lici venivano poi a gravare le tasse comunali in altra maniera. Io ero d'accordissimo a pagare l'ICI. Ma io ritengo che se ci sono tasse da pagare vanno pagate. Sì, meno pago e è più voto. E se poi però dopo non c'ha più i servizi, non c'ha più... Perché adesso ce l'abbiamo. Quindi è uguale. A pago non c'ho niente, non paga è la stessa cosa. Non mi parli di Berlusconi perché io l'ho cancellato da tempo.